E ben ritrovati nel mio canale. Ho sistemato un po' su casa, vi ho fatto vedere qualcosa, poche cose a dire la verità, nel mentre che sistemavo, tra le cose che avete visto, e avete visto anche pulire il bagno con questa ace Igiene Casa Crema Gel. L'ho comprata qualche giorno fa. Allora, per pulire il bagno sicuramente è ottima, anche il profumo devo dire che è buono, unica pecca, ma già me lo immaginavo, però la volevo provare, anche perché poi mi vedrete tra poco farne anche un altro utilizzo. La volevo comunque provare, pur sapendo che il risciacquo non è per niente veloce, anzi, ma io me lo immaginavo sicuramente per dare una pulita veloce al bagno, ai sanitari del bagno. Però, essendo anche sicure, ecco, se si vuole avere anche la certezza di andare a igienizzare, l'ace, quella spray, mousse, mi sembra si chiami, sicuramente è migliore, nel senso che si sciacqua in maniera più veloce. L'altro giorno ho provato anche, io prendevo sempre quella classica, l'ace spray, quella rosa, nel flacone rosa, invece ho provato anche quella nel flacone viola. La profumazione è aroma floreale, è buona anche lei, mi ci sono trovata bene. Ho fatto anche un post in Instagram per raccontare un po' come mi c'ero trovata. E niente, ora devo scendere giù perché le giornate sembra che stiano migliorando, anche più caldo, sicché voglio andare a pulire il gazebo e tavolini e sedie. Ne approfitto perché Stefano è al lavoro, sicché dove parcheggia la macchina mi ci piazzo io col tavolino e le sedie e le pulisco poi con la sistola, anche con l'acqua, col tubo dell'acqua, perlomeno faccio prima, e così ora ci batte anche il sole, asciugano in un batter d'occhio e voglio andare a utilizzare ancora lei perché dice anche che si può utilizzare per i mobili da giardino, quelli ovviamente in plastica. Andiamo a vedere come vengono e venite giù insieme a me.
ora ci mettiamo a preparare il pranzo insieme. Scusate se sentite dei rumori di sottofondo, ma stanno facendo dei lavori nella casa di fronte alla mia, sicché oggi è un po' rumorosa, me ne dispiace. L'ho detto però che ora mi metto a preparare il pranzo, penso di sì, e oggi vado a preparare un polpettone di tonno. L'avevo già fatto vedere forse la scorsa estate, non mi ricordo, però ora visto che è più caldo, in primavera estate, secondo me è una ricetta ottima che ci risolve anche tante tante cene, perché si può preparare nel mentre che si prepara il pranzo e la cena praticamente è pronta in 5 minuti, perché si lavora proprio 5 minuti, si mette poi nell'acqua a bollire e lui è pronto. E la ricetta l'ho presa da Benedetta Rossi, fatto in casa da Benedetta, ormai lo sapete, per me per le ricette lei è una sicurezza sempre, e prevede 3 scatolette di tonno da 160 grammi l'una, 3 uova, 3 cucchiai di parmigiano e 3 cucchiai di pangrattato. Ci vuole praticamente il niente come ingredienti per farla. Io non metterò il parmigiano e semmai aggiungerò un po' più di pangrattato. Questo lo dico anche per chi magari, se c'è qualcun altro che non lo mette, sa un po' come andare a giostrarsi per comunque avere un composto ben compatto, perché dovremo dargli poi la forma proprio a salsicciotto, insomma. E ora andiamo a prepararlo insieme. Ho sgocciolato l'olio, ora lo vado a mettere nel mio recipiente e lo lavoro un po'. Ecco, già un pezzo è partito, così insomma si va un attimino a sfilacciare bene. Aspettate un attimo, prendo una tovaglietta. Così forse si sentirà meno rumore. Oh, così va benissimo. Io tendo proprio a sfilacciarlo bene, 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 eh. Ecco qui, ora aggiungiamo le uova. E ora aggiungo il pangrattato. La ricetta, ve lo ricordo, prevede anche 3 cucchiai di parmigiano. Scusate, ma solo in fase di montaggio del video mi sono resa conto di non aver registrato quando davo la forma a salsicciotto al polpettone di tonno, ma potete vederla anche qui la forma qual è. E poi l'ho avvolto prima in un foglio di carta da forno e l'ho chiuso bene a mo' di caramella. Poi l'ho avvolto in un primo foglio di alluminio e anche questo l'ho chiuso bene a caramella. E poi l'ho avvolto in un secondo foglio di alluminio e ho chiuso nel solito modo. Messo nella pentola, ho riempito con l'acqua, ho acceso e da quando bolle si fa cuocere 40 minuti, poi si leva, si fa raffreddare e si va a tagliare a fette. Io l'ho insaporito con un po' di prezzemolo e un filo di olio. Ora,
Vi voglio parlare, visto che siamo a fine mese, dei libri che ho letto in questo mese e sono quattro. Dei primi due ne ho parlato anche in qualche storia in Instagram. E il primo è Un bacio nella bottega, nella piccola bottega del tè. È un romanzo, mi sono resa conto solo dopo che ho cominciato a leggerlo, che è il seguito di un altro libro ed è La piccola bottega del tè. Però all'inizio del libro c'è un breve riassunto come introduzione di quello che è il primo libro, così si può già capire dove è ambientato, si può capire la protagonista chi è, e la protagonista è Ellie. Ellie, parla della sua vita, del sogno che ha realizzato e anche della sua storia d'amore. È ambientato in Inghilterra, quasi al confine con la Scozia, e sono luoghi che a me piacciono tanto, mi affascinano e leggo sempre volentieri libri ambientati in quei luoghi. Si legge tranquillamente, la lettura scorre davvero in maniera semplice e anche in alcuni punti divertente, perché parla comunque ambientato in un castello, dove si svolgono anche dei matrimoni, e insomma ce n'è qualcuno, uno in particolare molto divertente. Sicché è un libro che consiglio. Il secondo libro è Il matrimonio dei segreti, un genere diverso da quello di prima, è un giallo, matrimonio parla di una coppia e non voglio svelare niente, ma insomma di un hobby particolare che hanno. Allora, è partito un po' in sordina, nel senso, io pensavo, comincio a leggere, c'è un cadavere perché nei libri già e ci sono, e poi ci saranno le indagini. Invece no, parte un po' più piano, diciamo che prima sviscera bene i caratteri di marito e moglie, due caratteri completamente diversi. Parla anche dei loro figli, hanno due figli, e di come interagiscono in famiglia fra di loro, le varie dinamiche, proprio apposta, proprio perché ci sono caratteri completamente diversi. Sembrava che non prendesse mai il via a modo, invece poi un giorno, boom, c'è stata una cosa eclatante che mai mi sarei aspettata. Io quel giorno ho letto 150 pagine di fila, senza mai smettere di leggere, perché proprio volevo vedere come andava a finire. Sicché è un libro che consiglio se pensate, magari lo acquistate, incominciate a leggerlo, ecco, parte piano piano, però comunque cattura sempre l'attenzione del lettore, anche se sembra che racconti un pochino i fatti senza mai arrivare a un dunque, però comunque si sta lì e si legge lo stesso, proprio perché l'hobby è particolare. E niente, sicché è un libro che consiglio anche lui. Ora passiamo agli ultimi due libri che ho letto. Allora, premessona, io vario molto le mie letture, è una cosa che già ho detto. Primo, perché comunque sono appassionata del sapere, mi definisco così. Sono curiosa di mio e mi piace conoscere anche cose che non fanno parte della mia vita o che ne fanno parte solo in parte, non so come altro dirlo. Comunque mi piace anche ritrovarmi a parlare con le persone e riuscire a sostenere una conversazione, magari di argomenti più svariati, perché ho letto e magari ne so qualcosa. Detto questo, i libri che ho letto parlano di religione. Siccome è un argomento serio, è un argomento comunque che unisce, ma a volte divide anche le persone, sicché voglio comunque fare delle precisazioni. Io ho letto libri di varie religioni, anche solo per la voglia di conoscere.
E ho fatto leggere anche a miei figli perché voglio comunque che sappiano, che conoscano le varie religioni che esistono. Per quanto riguarda invece questi libri, fanno parte proprio di un mio studio personale. Chi ha visto anche video che ho fatto, insomma, indietro mesi fa, o chi mi conosce, ha imparato a conoscermi seguendomi qui nei video, sa che io negli anni ho fatto un percorso mio di crescita personale e questa filosofia di vita, perché per me è, io l'ho sempre intesa come una filosofia di vita, ha avuto un grande ruolo in quel periodo per me, per migliorarmi, perché avevo bisogno di quella spinta, di quel che per prendere fiducia in me stessa e per comunque far emergere quella che ero io veramente e che ero rintanata dentro di me e non aveva il coraggio a uscire fuori. Dovevo trovare il coraggio comunque se volevo cambiare, di affrontare delle sfide comunque e lo studio di questa filosofia a me ha aiutato tanto, però è la mia esperienza. Questo non voglio dire che va bene per tutti. È giusto ascoltare esperienze di altre persone, è giusto prendere consigli, però poi bisogna sempre valutare tutto su noi stessi e su quello che è meglio per noi. Detto questo, io sono anche sempre stata affascinata dalle filosofie orientali e dalle quali ho sempre attinto poi in informazioni anche quando ero più giovane. Detto questo, gli ultimi due libri parlano di buddismo. Il primo che ho letto questo mese è un'intervista al Dalai Lama sul qui e ora. Il qui e ora è un argomento serio, è un argomento importante che è stato anche un punto cardine per me per migliorarmi. Ed è proprio riuscire a vivere il momento presente senza pensare a quello che è stato il passato, a quello che sarebbe dovuto essere, ma non è stato, e senza nemmeno arrovellarsi per come potrà essere il futuro. Allora, questo libro a me è piaciuto, però, secondo me, per leggerlo bisogna avere delle basi di buddismo, se no non si riesce a comprendere tutto, 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 sicché lo consiglio a chi proprio non è alle prime armi, ecco, con la filosofia buddista, o se no, se invece non conoscete niente della filosofia buddista, però vi piacerebbe, ecco, prendete prima altri libri e poi tenete a mente anche lui da prendere magari in seguito. Detto questo, siccome non esiste un solo, ora mi viene da dire tipo di buddismo, forse non si dice in questo modo, io sono più ferrata, ho studiato tanto, ho dato anche un esame per il buddismo di Nichiren, però mi voglio informare meglio anche su altri tipi. E ho preso a questo punto, ho detto, cioè, ricomincio da capo, perché alle volte bisogna davvero ricominciare da capo. E ho preso un buddismo per principianti ed è lui, è un libro anche lui piccolino, si legge in poche ore e qui ecco va, praticamente parte parlando della storia del buddismo, va poi a sviscerare gli argomenti come proprio i cardini teorici della filosofia buddista, tutto ciò che riguarda gli aspetti pratici della dottrina buddista, parla anche come affrontare, comunque, come reagire allo stress, alla rabbia, a tutte le emozioni negative. Parla anche del buddismo proprio nella vita quotidiana, sicché questo magari è un libro che consiglio a chi non ne sa niente, però ha voglia anche solo di informarsi, ha voglia di conoscere un qualcosa di nuovo, sicché lui è consigliatissimo. E io vi ho parlato dei libri che ho letto questo mese, ho già cominciato quello di aprile, il primo di aprile, ma non vi dico niente, lo vedrete a fine aprile. E niente, io spero di avervi tenuto un po' di compagnia e come sempre vi mando un grande bacio e un grande abbraccio. Ciao!